Amici di TG Events, ci troviamo ad Albenga per un'importante manifestazione sul mondo dei vivai. Porte aperte. Allora, come sta andando? Sta andando molto bene, siamo molto contenti dell'afflusso di clienti che sono venuti. Abbiamo 7 aziende che vengono da tutta Italia, dalla Sicilia, dal Lazio, dalla Toscana e naturalmente anche dalla Liguria. Cara Anna, e naturalmente Liguria non si può che non parlare di aromi, vero? Esattamente, aromatiche di vario taglio, dalla rosmarina, alla lavanda, i vari timi, le salvie e tutte le spezie. E il basilico dov'è? Il basilico non c'è, vuole molto più caldo, non è periodo. E qui arriviamo dai nostri amici siciliani, addirittura da Marsala, Messina, ma però ci concentriamo su Messina, scusami, perché la sua azienda non poteva che non produrre agrumi. Sì, infatti la mia azienda è specializzata sugli agrumi, diverse varietà di arancio, limone, kunguat, clementine. E noi stiamo piantonando, come si suol dire, le piante, soprattutto le bougainville. Produciamo diverse varietà di bougainville in tutti i formati, misure. Quindi la bougainville è una pianta arrampicante, si può dire? Anche arrampicante, ma può essere coltivata anche a cespuglio in forme diverse. Cammina, noi camminiamo, arriviamo alle piante fiorite in vaso, la vostra specialità. La nostra specialità sono le fioriture primaverili, autunnali, dal geranio a... diciamo tutte le piante fiorite. E qui parliamo di un'azienda che comprende bensì 5 vivai. Vivaio aumenta. Senti, voi siete specializzate in che cosa? E abbiamo 5 vivai, come avete già precisato, e ognuno di questi ha diverse caratteristiche. Diciamo la cosa nostra principale però che siamo specializzati in piante particolari, in grandi esemplari. E state creando un vero e proprio parco botanico all'interno di un vostro vivaio. E è un parco di circa 25 ettari totali. Diviso per continenti. Per quindi continenti. Questa è proprio la caratteristica principale. Cimarelli, specializzato bambù e delle piante da siepe. Sì, facciamo una grossa produzione di bambusa fino a 8-9 metri di altezza, leilandi in vaso fino a 6 metri, 7 metri coltivati anche in container. Fotinie, lauri, tutta una vasta gamma di piante di siepe. Parliamo di strutture per la coltivazione di piante, ortaggi, insomma, verdure, frutta, insomma, per tutto ciò che riguarda l'agricoltura. Le colture protette, le fiori, piante, tutto in genere. Il progetto Clima, che facciamo la climatizzazione nelle serre con gli schermi, gli impianti di ombreggio e questo per abbassare la temperatura nelle serre. Basta vino! E non poteva mancare in questa manifestazione un momento di festa, giusto? Naturalmente. Ogni produttore ha portato prodotti locali, quindi dalla Sicilia, dalla Toscana, dal Lazio, addirittura sono arrivati anche gli amici francesi. Bonjour! Bonjour! E noi ci rivediamo alla prossima edizione. Ciao! Porte aperte!